Chiesta da parte di voi delle opposizioni, della commissione d'inchiesta sulla gestione un po' dell'emergenza, della fase dell'emergenza Covid e la bocciatura di questa vostra proposta. Guardi, la premessa è che la richiesta era circoscritta a ciò che non ha evidentemente funzionato. Ecco, infatti. No? Perché abbiamo dato atto, io per primo, che complessivamente la gestione dell'emergenza in regione ha consentito di far fronte a questa pandemia con problemi minori da altre parti. C'è però stata qualche nube, diciamo, in questo quadro complessivo, che riguarda in particolare l'area triestina e, se vogliamo, la filiera ospedale di Cattinara, case di riposo. Da questo punto di vista noi abbiamo chiesto in un'audizione ai vertici dell'azienda sanitaria una serie di questioni, abbiamo posto una serie di questioni e le risposte sono state vaghe. E il problema delle risposte vaghe non è tanto quello della ricerca a tutti i costi di un responsabile, perché tutti possono aver sbagliato e credo che conseguentemente a tutti dobbiamo dar atto di aver tentato di fare il massimo, ma che conoscere gli errori e valutare gli errori serve nella o non auspicata e non auspicabile ripresentazione del problema a evitare di ripeterli. In Veneto la maggioranza ha votato a favore di una commissione e non è che l'emergenza in Veneto sia stata gestita male. Zaia ha saputo gestire bene l'emergenza, però non si è sottratto a questo approfondimento. Qua hanno deciso diversamente, ne prendiamo atto, è peccato, ma queste domande meritano comunque una risposta.